Amici miei, per cambiare questo paese bisogna andare innanzitutto a votare il 31 maggio. Convincete tutti quegli ostinati che non vogliono andare a votare, convinceteli ad andare a votare. E poi occorre dare un voto utile. Ora, in questo momento è vero che ci sono 7 candidati, 5 dei quali non hanno nessuna possibilità di essere eletti. E allora, amici miei, la scelta è chiara: o votate per la coalizione del cambiamento e quindi per Franco Metta sindaco, oppure dovete votare per Elena Gentile sindaco. Non ci sono alternative, questa è la scelta che avete davanti, altri voti sarebbero sprecati. Quindi andate a votare e votate utilmente, votate per il cambiamento.